19.04, Radio Radicale, torniamo in diretta. Buonasera da Francesco De Leo e Lorenzo Bruschi. Questa sera in regia, speciale spazio transnazionale, la crisi italiana vista dall'estero. Questo è il tema della puntata di questa sera. Sono davvero felice di salutare Bill Emmott, scrittore e opinionista britannico, è stato per anni direttore del famosissimo Economist. Buonasera Bill, benvenuto a Radio Radicale. Buonasera. Buonasera, anche per noi davvero tanto. Allora ti leggo e leggo a chi in ascolto i titoli dei giornali, dei siti, dei più importanti quotidiani italiani per comprendere qual è la situazione. Allora Repubblica, Salvini, intese Di Maio-Renzi, il Movimento 5 Stelle, sei un giullare, la Lega presenta in Senato mozione di sfiducia a Conte. La crisi fa volare lo spread, la borsa chiude in forte calo. Il Corriere della Sera, la Lega presenta mozione di sfiducia a Conte, Di Maio inciuci il Movimento 5 Stelle PD, Salvini vaneggia e fuori giri. La Stampa, la crisi di governo colpisce duro, Piazza Affari brucia 15 miliardi, lo spread sale di 30 punti, mozione di sfiducia a Conte, capigruppo convocati lunedì. Il Fatto Quotidiano, Lega sfiducia a Conte, Movimento 5 Stelle intesa col PD, Salvini è un giullare. Salvini getta la maschera e parla come Berlusconi, riformare la giustizia, no a una repubblica giudiziaria. L'Huffington Post, la crisi brucia 15 miliardi, spread su a 238, giù Piazza Affari, a picco i titoli delle banche, la borsa perde il 2,5% e stasera arriva Fitch. Infine Libero, il report segreto dice 320 deputati e 120 senatori, perché ha rotto, qui nasce la Repubblica di Salvini. Allora Bill, che impressione ti fa tutto questo? Come leggi questa pagina importante nella storia del nostro paese, nella storia ovviamente contemporanea della nostra vicenda politica? Saluto solo Giampiero Gramaglia, direttore di affari internazionali, che è nei nostri studi e ci farà compagnia, converserà con i nostri ospiti anche questa sera. Bentornato Giampiero. Grazie Francesco, buona serata ai telespettatori e buona serata a Bill. Allora Bill, a te. Secondo me, visto dall'estero, questa crisi era inevitabile, tanto prevedibile. Tutti i giorni i giornali sono pieni, i giornali italiani sono pieni di delle disputazioni tra i due sposati in questo governo mi sembra una cronaca senza finito, ma anche un governo paralizzato. Allora, visto dall'estero, questo crisi è una buona azione, un buon sviluppo, perché dall'estero cerchiamo un po' di certezza. È possibile che come inglese quando oggi vive sono da un paese anche più caotico con sempre un crisi politico, per me mi sembra buono quando un paese come l'Italia arriva a una decisione finalmente, e elezioni che possono sviluppare in una direzione più chiaro. Una domanda per te da Giampiero Gramaglia. Sì, buonasera Bill. Ritieni che dal punto di vista britannico, dell'attuale governo britannico, la prospettiva di un eventuale governo italiano a guida Salvini possa essere letta come una opportunità per rimescolare le carte o riaprire i giochi di un accordo sull'uscita della Gran Bretagna dall'UE, sulla Brexit? Sarebbe possibile, ma non credo che in britannico questo evento sembra importante per noi, perché come i britannici
siamo i britannici contro tutti gli altri. Forse in Premier Salvini sarà più amicabile a Boris Johnson, ma non sembra una sviluppo importante per noi. Sì. E anche siamo non abbiamo molto tempo in questo saga britannico sul Brexit. Siamo quasi finito. E dal punto di vista invece della coesione dell'Unione Europea, che è un universo che tu conosci e hai seguito, l'Italia si appresta a uscirne, a essere ancora più divergente dagli altri paesi, oppure troverà alleati che le consentano di manovrare in Europa? Non conosco la politica vera di un futuro governo Salvini sull'Europa, perché tanti rumori, tante gestioni, tante parole, ma sembra una politica coerente. Un governo Salvini è pro-Europa o anti-Europa, è pro-euro o anti-euro. In realtà non posso capire il futuro di un governo Salvini sull'Europa, è un mistero. Bill, volevo chiederti questo, da un punto di vista invece se ne è molto parlato anche con durante appunto l'attuale governo giallo-verde, delle alleanze del nostro paese, no? Nei rapporti diciamo con l'Occidente, in modo particolare con Stati Uniti, con Inghilterra, queste relazioni diciamo così privilegiate con la Russia, che idea ti sei fatto? L'alleanza più grave in Inghilterra è l'alleanza con la Russia, perché per noi le relazioni con la Russia sono orribili, con questo poisoning di Skripal e anche l'atrocità. Abbiamo forse una paura di un asse italo-russo al cuore dell'Europa. Bill, questa paura di un asse italo-russo non è stata un po' stemperata dall'ultima visita negli Stati Uniti di Salvini, dalla svolta filoamericana di Salvini, che poi è stata complicata dalle rivelazioni sui rapporti d'affari o sui traffici tra la Lega e la Russia. Però Salvini sembrava nell'ultima missione americana avere fatto una scelta americana nel di schieramento. Tu veduto? È possibile. In realtà l'attitudine di Salvini sulle affari esterni è un po' anche un mistero. Mi sembra che Matteo Salvini piace molto il campaigning sulla spiaggia e non si interessa molto negli affari esterni. Ti faccio un'ultima domanda prima di salutarti, Bill. Spieghi a chi ti ascolta dall'Italia cosa ti aspetti in qualche maniera da Boris Johnson, nuovo premier del Regno Unito, del tuo paese? Per me la domanda più importante è che c'è un'elezione di prima in Italia o in Inghilterra.
in Gran Bretagna. Abbiamo un'elezione allo stesso tempo e dopo nostra elezione abbiamo un grande incertezza. In Italia forse non è una certezza ma una probabilità di un governo centrodestra o dalla destra, ma in Inghilterra abbiamo una grande incertezza sui risultati di un'elezione in novembre o ottobre. Mille grazie davvero Bill per essere stato con noi. Grazie a Bill Emmott, un buon weekend Bill. Grazie, buon weekend. Grazie. Allora, sono le 19.15 in studio con Giampiero Gramaglia, speciale spazio transnazionale, la crisi italiana vista dall'estero. Abbiamo in collegamento Andrew Spannaus, lo conoscete, bentornato Andrew, analista politico statunitense. Buonasera. Buonasera. Allora, ricapitolando Andrew, la Lega presenta in Senato una mozione di sfiducia al Premier Giuseppe Conte. Lunedì 12 alle ore 16 è stata convocata dalla Presidente di Palazzo Madama Maria Elisabetta Alberti Casellati la conferenza di capogruppo che dovrà stabilire i tempi di discussione e votazione della mozione. È già scontro aperto tra Lega e Movimento 5 Stelle. Salvini accusa i grillini di pensare a un governo con Matteo Renzi e stronca l'ipotesi. Mi auguro che nessuno stia pensando di prendere in giro gli italiani, di tirarla in lungo, di inventarsi un governo che sarebbe inaccettabile per la democrazia. Poco dopo promette un governo che durerà 5 anni a colpi di sì, non di elemosina o assistenza. Il governo dei signor no conclude, fa parte del passato. Ora noi, dice Salvini, guardiamo al futuro. Ovviamente piccata arriva la replica di Di Maio. Caro Salvini, stai vaneggiando, inventatene un'altra per giustificare quello che hai fatto. Sei un giullare, questa Di Maio Renzi è una fake news di Salvini per nascondere il tradimento del contratto di governo e del paese. Come la vedi? Salvini ha preso un rischio, secondo me. Fino adesso tutti buona parte dei leghisti lo incoraggiavano ad andare all'incasso, però lui resisteva. Resisteva e secondo me, dal punto di vista di questo governo, faceva bene, perché in fondo dopo le elezioni europee aveva più o meno quello che voleva. Anche il voto sulla TAV, uno può lamentarsi che i 5 Stelle hanno votato contro, ma era ovvio che dovevano far vedere, no, le loro posizioni su quel punto. Alla fine la TAV l'ha avuto, ha avuto il decreto sicurezza bis. Insomma, allora perché ha fatto? Secondo me l'ha fatto perché aveva paura di rimanere bloccato senza poter andare al voto per un anno e mezzo a causa di questa, cioè del voto sulla riduzione dei parlamentari, del potenziale cambiamento del sistema politico, un voto su maggioritario, proporzionale, e quindi ha dovuto in un certo senso accelerare. Poi questo apre dei rischi per lui e dall'altra parte dei rischi per il paese. C'è da vedere se davvero si riuscissero ad andare a elezioni subito, avere un governo, ci sarebbe un governo politico a fare la finanziaria. No, io non ho l'impressione che il Presidente della Repubblica sia molto contento di avere un Matteo Salvini che voglia fare la guerra con l'Europa sui conti, quindi credo che non sia per niente sicuro che si voterà a fine ottobre. Tra l'altro Libero, prima di dare la parola a Giampiero Gramaglia, risponde insomma in qualche modo agli interrogativi di cui parlavamo adesso con Andrew Spannaus. Scrive: sono diversi i motivi per cui Salvini ha deciso di staccare la spina al governo con i 5 Stelle, tra questi l'ultimo studio arrivato direttamente sulle scrivanie di via Bellerio. Da simulazioni effettuate nella sede leghista e dagli ultimi sondaggi effettuati dai più noti istituti di ricerca, il Carroccio, secondo Dago Spia, riporta Libero, potrebbe arrivare addirittura ad ottenere oltre 190 collegi nel maggioritario e la quasi totalità dei collegi del Senato, ovvero una novantina su poco più di 110. In poche parole, scrive Libero, la Lega in caso di elezioni anticipate potrebbe ottenere oltre 320 deputati e 170 senatori. Sono dei numeri pazzeschi che confermano la possibilità per Salvini di arrivare a governare il paese da solo, il suo vero obiettivo.
Questo spiega più di ogni altra ragione l'accelerazione impressa dal capitano, confermano i big del partito al quotidiano di Vittorio Feltri. Ancora un'altra ragione: se Salvini diventasse presidente del Consiglio, avrà anche la delega per i servizi segreti e la possibilità con il nuovo Parlamento di decidere il prossimo capo dello Stato, che come tutti sanno è anche il presidente del Consiglio Superiore della Magistratura. Ma qui si vola altissimo, scrive Libero. Gian Piero. Sì, buonasera Andrew. Stavo vedendo che la stampa americana, mentre la stampa europea segue con molta attenzione, magari anche con qualche preoccupazione, le vicende italiane, la stampa americana non è particolarmente toccata. Sul sito del Washington Post non trovo traccia, almeno in home page, delle vicende italiane. Sul sito del New York Times c'è un pezzo di analisi corretta e anche un po' cruda per l'Italia, cioè per l'economia italiana il maggiore problema è l'Italia, dice il New York Times. Però non c'è preoccupazione per quanto sta avvenendo dal punto di vista politico. Adesso, a parte il rapporto che sembrava recuperato o stabilito tra Salvini e il presidente Trump o all'amministrazione del presidente Trump nella prospettiva di un eventuale governo Salvini, poi verificheremo se sarà tale l'esito, ma questa relativa distanza, disattenzione della stampa americana per quanto avviene in Italia è perché comunque l'Italia e o data per scontata o non considerata importante dai media americani? Io non penso che l'Italia sia stata declassata ulteriormente, se intendi questo. Cioè, sicuramente parlare di politica interna italiana non è la cosa che si trova sulle prime pagine dei giornali americani, a non che tocchi dei temi che magari sono anche al centro del dibattito americano, per esempio l'immigrazione, cioè si fanno dei paralleli, però hai ragione assolutamente a dire che la stampa americana non se ne occupa più di tanto. Io lo so bene, io ci scrivo degli articoli, ho scritto un libro sulla politica europea che in America, devo dire, insomma, adesso ci vado tra qualche giorno e ci faccio un po' di presentazioni, però vediamo se c'è interesse, però non è... Non c'è questa forte attenzione per le questioni interne. Ancora di più in Italia, un paese che sembra essere in perenne campagna elettorale, quindi si cerca di guardare un po' dall'esterno senza entrare troppo nei dettagli. Poi possiamo aggiungere però che il governo italiano, sicuramente se l'America, l'amministrazione attuale deve scegliere tra la Lega e 5 Stelle, è chiaro che si trova più vicino alla Lega, perché la Lega ha fatto quei passi, come è stato detto prima di che io cominciassi a parlare, ha fatto alcuni passi, Salvini, Giorgetti, per cercare di dimostrare la fedeltà agli Stati Uniti, alla NATO, in modo molto chiaro. Quindi da questo punto di vista la Lega sicuramente è più una garanzia che non un governo, il governo andando avanti come... fosse andato avanti questo governo senza cambiamenti. Giustamente che l'Italia sembra sempre in campagna elettorale, quindi è difficile raccontarne la politica interna. Da 2 anni a questa parte anche gli Stati Uniti sembrano sempre in campagna elettorale, non trovi, Andrew? Beh, anche, sicuramente siamo in una situazione di grande conflittualità politica quotidiana, e la stampa fa la sua parte, chiaramente Trump lancia le sue provocazioni negli Stati Uniti e la stampa ci va tutti i giorni. Si potrebbe fare la stessa cosa con Salvini o con Di Maio, ma credo che appunto già l'idea di cioè abbiamo sistemi diversi. Se io tra 2 settimane dovrò fare delle presentazioni vicino a Washington sul mio libro, dovrò spiegare il sistema parlamentare italiano rispetto al sistema politico americano, già ci vorrebbe mezz'ora solo per quello prima di cominciare, quindi la situazione è come cogliere l'essenza da quello che sta succedendo in Italia. No, l'essenza può essere il ruolo dell'Italia in Europa, lo scontro tra un governo populista, l'unico governo propriamente populista, cioè in cui non ci sono più i vecchi partiti,
e quello dell'Unione, gli altri big dell'Unione Europea rispetto al ruolo della Francia che vuole avere, la Germania. Queste sono questioni importanti per chi in America segue l'Europa. La preoccupazione di, oddio, adesso si fa la campagna elettorale, l'economia italiana crollerà per via di questo, io la trovo onestamente un po' sleale da parte degli altri paesi europei. Si fa una campagna elettorale, non è che deve salire lo spread, non è che bisogna impazzire tutti, non cambia niente nell'economia italiana, se non ci sarà un periodo di qualche mese in cui il governo non lavorerà, però certamente se ci fosse un governo a maggioranza Lega o Lega con la stampella di Fratelli d'Italia o qualche pezzo di Forza Italia, sicuramente sarebbe più coerente, poi uno d'accordo o non d'accordo con quello che fanno, più coerente che non un governo che spesso non è d'accordo al suo interno. No, ma questo che tu osservi è molto corretto. La situazione di incoerenza all'interno del governo crea diffidenza e sfiducia ancora più della situazione di coerenza, magari su scelte giudicate sbagliate, ma che almeno hanno una loro conseguenzialità. Però proprio quello che stavi notando, cioè il fatto che altrove in Europa c'è una tendenza a guardare con molta preoccupazione a quello che avviene in Italia, mentre se avviene la stessa cosa in Spagna, che si va a votare 3 volte in 2 anni più o meno, c'è molta meno preoccupazione. Questo secondo te non è il frutto di una progressiva perdita di affidabilità dell'Italia, oppure era già così anche prima, l'Italia era un po' meno affidabile degli altri e quindi ci si preoccupava di più dei suoi sussulti? Allora, io metterei in questi termini: l'Italia sicuramente è più grande e più importante della Spagna per l'economia, quindi sia in positivo che in negativo. L'economia italiana è importante, certo il debito pubblico italiano è più grande, quindi può rappresentare più un rischio, però io penso che bisogna considerare bene qual è la prospettiva, cioè chi considera l'Italia inaffidabile e perché. Sicuramente Donald Trump è inaffidabile per buona parte della stampa mainstream americana, e quindi Salvini e Di Maio sono sicuramente inaffidabili per molti in Europa e anche negli Stati Uniti, per banalizzare dicendo l'establishment centrista, più centrista. Questo è un motivo di strapparci i capelli? No, è una differenza politica che non si può paper over, insomma, non è che la possiamo buttare sotto il tappeto. Ci sono delle differenze fondamentali, cioè l'Italia è inaffidabile da un certo punto di vista perché ci sono dei partiti adesso che prendono più voti di altri che vogliono mettere in discussione i meccanismi dell'Unione Europea. Certo, è inaffidabile dal punto di vista di chi vuole andare avanti con l'integrazione europea, quindi non è un'affidabilità in assoluto, e rispetto alla situazione politica attuale in cui c'è una conflittualità su delle questioni molto importanti, cioè dove andrà l'Europa, se ci sarà si manterrà più potere a livello nazionale, se si indebolirà l'Europa o andrà avanti. Quindi è un tema molto reale, quindi io credo che appunto a caricare di un significato del carattere stesso dell'Italia, cioè identitario dell'Italia, l'Italia ha questi problemi, no, di per sé. No, l'Italia i problemi dell'Italia vanno visti all'interno del contesto di uno scontro politico che in Italia è uscito più davanti, più evidente che in altri paesi. Intanto Lanza ci fa sapere che fonti del Partito Democratico dicono che appunto il PD chiederà di votare prima sfiducia a Salvini, il capogruppo Andrea Marcucci chiederà in conferenza di capogruppo al Senato di calendarizzare prima della mozione di sfiducia della Lega al premier Giuseppe Conte la mozione di sfiducia del PD a Matteo Salvini, che era stata depositata sia alla Camera che al Senato. Questo lo si apprende da fonti parlamentari Dem. Io saluto Andrew Spannaus e grazie e buon proseguimento di serata, buon weekend Andrew. Grazie Francesco, grazie Gian Piero, saluti a tutti.
Bene, allora io ho un grande piacere di salutare e di ringraziare per essere qui François Cadri, che è la nuova direttrice della France Press Italia. Buonasera, François. Françoise, scusate, Françoise, però perdonami, perdonami, perdono. sono una donna e sono Benissimo, direttrice. Sì. benissimo. Buonasera. Auguri per il tuo in bocca al lupo per tutto. Qui c'è, ti ascolta Gian Piero Gramaglia, che è direttore di Affari Internazionali, la rivista dello IAI. Allora, come stai raccontando, come la France Press racconta ai francesi questa pagina importante della politica italiana, politica interna italiana? Allora, come lo sai bene, probabilmente lo raccontiamo non solo ai francesi, perché qui siamo una redazione in tre lingue, in francese, in inglese e in spagnolo, perché l'agenzia France Presse è un'agenzia in sei lingue e abbiamo uffici in tutto il mondo e siamo un'agenzia internazionale, non ci consideriamo come un'agenzia francese, però io scrivo in francese e dunque hai ragione. Sto provando di spiegare ai francesi, per conto mio, cosa sta succedendo. E dunque, noi facciamo un lavoro molto pedagogico, in realtà, perché poi è il ruolo di un'agenzia di essere anche neutra, equilibrata. E dunque, proviamo soprattutto a spiegare il sistema parlamentare italiano, che è molto complicato, perché. Uno pensa che siamo già in crisi, per voi, per noi siete già in crisi governativa, però voi tecnicamente non considerate che siete già in crisi perché il governo ancora c'è, non è caduto. E dunque anche una semplice cosa così dobbiamo spiegarla noi ai lettori e poi vogliono tutti sapere cosa succede domani, dopodomani, la settimana prossima e dunque stiamo provando di raccogliere un po' i pareri per spiegare questo. Tu ti sei fatto un'idea? Fammi Di solo quanti dire, chiuderà? scusami Françoise, fammi solo dare un aggiornamento che arriva da Londra. Vaste zone della città e del sud-est del Regno Unito sono rimaste senza elettricità, con delle ripercussioni sul traffico cittadino e il trasporto ferroviario. Un lancio di Ask News, appena avremo notizie maggiori, ovviamente ve le È forniremo. colpa A di te. Boris Johnson, non c'è dubbio. A te, Françoise. Del Brexit forse, sì, infatti, a forza di voler tagliare la corrente con l'Europa, poi gliel'hanno tagliata davvero, forse. No, uno scherzo. Dunque, sì, ti spiegavo che noi proviamo di spiegare tutta, di descrivere la situazione, l'idea che mi sono fatta io è l'idea che voi siete molto migliore per capire cosa sta succedendo nel vostro paese, dunque lo descrivo su questa base, interroghiamo degli esperti, dei politologi e poi abbiamo un po' di esperienza perché abbiamo gente nell'ufficio che è qui da molti anni, per fortuna tra l'altro perché ci aiutano veramente anche a calmare un po' le anime a volte perché noi facciamo cadere, a volte in inglese per esempio vorremmo far cadere già il governo, cioè, e già avere le elezioni domani, e invece ci sono i tempi costituzionali, però penso che si vada verso elezioni, io ho l'impressione che sia molto probabile questa prospettiva di elezioni in autunno. Gian Piero Gramaglia per te. Sì, buonasera Françoise, benvenuta nel nuovo ruolo. Siamo tutti consapevoli dell'importanza e del prestigio della France Presse. Io poi ho 30 anni di agenzia ANSA alle spalle, ho anche diretto l'ANSA, quindi conosco il ruolo delle agenzie, non c'era nessun desiderio di sminuirlo. Ho visto che la stampa francese, in particolare Le Monde, che l'edizione cartacea di oggi l'ha aperta con l'Italia, ma anche altri giornali, Les Echos, Le Figaro, stanno dando molto rilievo, molta attenzione alla crisi italiana. C'è in Francia una preoccupazione che le relazioni tra i due paesi, che non sono state molto felici con questo governo Lega 5 Stelle, possano ulteriormente peggiorare se ci sarà un governo solo Lega, visto la tendenza dei
di Salvini a creare contrapposizioni con gli interlocutori abituali europei, in particolare con la Francia? Sicuramente c'è preoccupazione o almeno molta attenzione e come dici tu ci sono state difficoltà che poi si erano un po' calmate, anche perché io credo che comunque Salvini sia una persona anche pragmatica, dunque può essere che durante la campagna elettorale che verrà i toni diventino molto duri, aspri, anche che forse attacchi Macron e Merkel come ha fatto tante volte, però non penso che c'è sempre un principio di realtà. Una volta al governo ci sono pure i mercati che possono farlo tornare alla realtà, e il suo elettorato del nord che non vuole instabilità, che non vuole sicuramente la recessione economica che sta alle porte. Dunque penso che hanno ragione, sono molto attenti e preoccupati probabilmente, ma stanno soprattutto alla finestra a guardare e poi aspettano di vedere cosa succede. Poi non è sicuro che Salvini vinca, non è sicuro che abbia la maggioranza per governare da solo, ci sono tante cose che non sono sicure, perché non è un sondaggio, non è un'elezione, come lo saprai sicuramente meglio di me. Un sondaggio è un sondaggio, poi da qui a 3 mesi le cose possono essere diverse. Hai già in mente una strategia redazionale per seguire eventualmente la campagna elettorale? Farai seguire direttamente Salvini e anche altri leader, oppure solo Salvini merita una copertura o può meritare una copertura a Duomo? Per ora abbiamo mandato già una squadra cospicua alle trousse di Salvini, abbiamo richiamato gente che era in vacanza, che per esempio per il video, anche gente della foto. Siamo lì in Puglia, pensiamo di stare fino alla Sicilia, sicuramente lo seguiamo fino alla Sicilia. Per ora è come già in campagna elettorale, noi abbiamo già messo tutte le nostre forze per ora dietro Salvini, poi fra 15 giorni se cade il governo e entriamo in campagna elettorale rivedremo la strategia. Io sto già un po' chiedendo dei rinforzi, devo dire, devo confessarti che sto chiedendo rinforzi dalle nostre direzioni europee, cioè quella che fa capeggia il mio ufficio, perché ci dobbiamo preparare, credo, a mesi molto intensi, insomma. Un lavoro e buona campagna elettorale sulla France Press. Grazie mille. Françoise, grazie a presto e grazie, buon lavoro. Grazie buon per essere stata con noi. Grazie. Grazie mille, arrivederci. Allora, abbiamo degli aggiornamenti che riguardano Silvio Berlusconi. Allora, non saranno adesso le manovre di palazzo, i disperati tentativi propri del peggior teatrino della politica a risolvere i problemi degli italiani. Lo ha detto Berlusconi in una nota in cui ricorda che il centrodestra governa la maggior parte delle regioni e dei comuni con successo e chiede di non fare perdere al paese altro tempo con avventurismi. Scegliamo la via della chiarezza, sottoscriviamo un accordo prima del voto, scriviamo un programma tutti insieme per mettere in campo la squadra del sì. Intanto c'è un allarme lanciato dalla rivista Famiglia Cristiana: in autunno pagheremo il conto salatissimo di una campagna elettorale permanente, deficit, debito, contenzioso con la Commissione Europea, crescita zero, mercati internazionali, spread, contratti, rivolte sociali. La tempesta perfetta, scrive Famiglia Cristiana, e forse allora l'Italia si sveglierà scoprendo che il nostro problema non erano i barconi dei migranti. Così Famiglia Cristiana commenta la crisi di governo. Buonasera a Tobias Piller, corrispondente in Italia per la FAZ. Bentornato Tobias a Radio Radicale. Buonasera.
Allora, qui c'è Gian Piero Gramaglia che ti ascolta e poi ti farà qualche domanda. Buonasera Tobias. Buonasera. Come state raccontando ai tedeschi la crisi? Fammi solo leggere un'ansa che arriva da Berlino. Abbiamo preso nota dei resoconti sulle discussioni all'interno del governo italiano, sulle questioni di politica interna non ci esprimiamo. Questo si è limitato a dichiarare un portavoce del governo tedesco all'ansa rispondendo a una richiesta di commento sulla crisi politica in Italia. Allora Tobias, che idea ti sei fatto? La mia idea da economista è certamente quella che è un'interruzione di questa azione di governo che lascia molti punti interrogativi, perché non si capisce come sarà il bilancio del 2020. Io personalmente non vedo problemi se ci fosse un esercizio provvisorio, perché tanto i politici che vogliono governare dopo vogliono, soprattutto il segretario della Lega Salvini, vogliono soprattutto spendere di più. Allora esercizi provvisori non è in sé il problema, perché il livello della spesa sarà anche ridotta. Il problema è l'aumento dell'IVA. Il problema poi è quali sono le prospettive che offre la Lega non solo ai propri elettori in economia ma anche all'Europa, perché non si sa chi è il leader della Lega anche sui argomenti economici. Ricordiamoci che poco più di un anno fa la Lega è arrivato in una campagna elettorale abbastanza anti-euro e ha due politici, Claudio Borghi e Alberto Bagnai, che sono presidente di commissione e che sono in praticamente i portavoci della Lega in questione, per questioni economiche, e sono abbastanza anti-euro, propagano anche l'idea che si potrebbe facilmente uscire dall'euro. Questo progetto, se fosse così confermato, certamente avrebbe anche delle conseguenze per l'economia italiana del nord, e lì ci sono forse anche delle tentazioni di fare anche campagna elettorale toccando questo tasto. Non so se conviene alla Lega e non so se conviene all'Italia. Giampiero. Tobias, qual è l'interesse della stampa tedesca per quanto sta avvenendo in Italia e l'interesse anche del pubblico tedesco? E poi volevo chiederti se, secondo te, la Germania è più preoccupata di dover eventualmente avere un confronto con un'Italia guidata da un governo leghista e con primo ministro Salvini, o era più preoccupata dal doversi confrontare con un governo le cui posizioni erano difficili da individuare, da percepire come quello attuale, cioè meglio la certezza di avere di fronte politiche giudicate magari sbagliate, o meglio il poter giostrare in un rapporto con un governo incerto sul da farsi? Non penso che i politici tedeschi abbiano al momento una grande visione di cosa sarà l'Italia in novembre. Così al momento vedo interesse, vedo che anche i media tutti se ne occupano, perché tanto il nome Salvini è diventato un nome molto conosciuto in quest'anno in Germania. Dopodiché mi sembra che l'Italia è vista come un paese che può sempre portare cambiamenti di governo e poi anche sorprese, e così non ha senso, visto dalla Germania, così mettersi con grandi attese, fare adesso le speculazioni sul novembre.
Tobias, allora Matteo Salvini ha appena terminato un comizio a Peschici in provincia di Foggia. Durante il comizio è stato anche contestato da giovani che esponevano cartelli come la solidarietà non è reato, chiedevano conto dei 49 milioni della Lega e del caso Russia. Al di là di questo, lui ha detto: abbiamo smontato la legge Fornero, il prossimo governo garantirà dopo 41 anni di lavoro la pensione, perché è un sacrosanto diritto, diritto alla pensione, taglio delle tasse a lavoratori e imprenditori, queste sono misure, e non distribuire per Peschici redditi di cittadinanza. L'obiettivo è il 15% di tasse per tanti italiani. Se l'Europa ce lo farà fare, bene, altrimenti lo faremo lo stesso. Cosa pensi? L'Italia con l'euro gode di una certa stabilità, perché se l'Italia avesse adesso una lira saremmo anche lì ogni giorno a discutere qual è lo spread e qual è così la discesa del valore della lira italiana. Poi c'è stato anche questa rete di sicurezza col fondo Salva Stati, in cambio per avere questa rete di sicurezza contro speculazioni con il debito italiano, l'Italia aveva promesso di ridurre il deficit a zero. La mia idea personale è che se l'Italia non vuole ridurre il deficit a zero, come ha detto in questo patto, in questo patto che era lì in cambio al fondo di sicurezza, al fondo dello Stato, e quel lui chiamava Fiscal Compact. Se non vuole quello, secondo me si può anche togliere così l'altra parte dell'accordo. Non si può solo prendere così le ciliegine e dire poi il resto non ci interessa. Prendiamo solo queste parti degli accordi che sono belli per noi, il resto lo dimentichiamo. Ma chi mai farà ancora accordi con un governo del genere? In questo sarà molto da vedere, ma ricordo che c'è non solo un vice premier che promette tanto nella campagna elettorale, ma ci sono tra il suo elettorato anche tanti imprenditori dell'Italia del Nord che sono abbastanza pragmatici, che forse non amerebbero così la uscita dell'Italia dall'euro. Bisogna anche vedere quale idea del futuro economico vince. Fin quando non si capisce quale è il quadro e la strategia che prevale, certamente ci sono incertezze e questi si paga sul mercato finanziario. La voce che sentite è quella di Tobias Piller, storico corrispondente in Italia per La Fazza. Questa è Radio Radicale, la crisi italiana vista dall'estero, il titolo dello speciale transnazionale di questa sera. Vi avevo detto qualche minuto fa di questo guasto importante nel Regno Unito alla rete elettrica. Il problema è stato risolto, fa sapere il gestore delle reti elettriche britanniche. È stato un blackout generalizzato in diverse zone dell'Inghilterra e del Galles a causa di un guasto tecnico che ha coinvolto due dei principali generatori del paese. Giampiero, un altro spunto per Tobias? Potrebbe essere, Tobias, dal punto di vista europeo, un autunno di elezioni, perché quelle italiane, quelle possibili spagnole, quelle non escluse britanniche. Questo, secondo te, rallenterà i primi passi della nuova commissione a guida tedesca con la signora Ursula von der Leyen, oppure darà invece alla nuova commissione a guida tedesca un margine per muovere più liberamente i primi passi, perché alcuni governi saranno impegnati sul fronte interno e i grandi governi amici, Francia e Germania, potranno lasciarla un po' fare? Potremmo pure mettere tra le possibilità ancora elezioni in Germania, no? Non si sa fin dove porta la grande coalizione. Comunque, se c'è una nuova Commissione europea che dura 5 anni, bisogna lasciargli anche 100 giorni per iniziare il lavoro, a così discutere su una strategia.
e con questi 100 giorni arriviamo all'inizio 2020. Così in quello non so se è un grande problema avere ancora fine 2019 le elezioni in quel momento, quando questi nuovi commissari devono prima trovarsi a Bruxelles, studiare dossier, studiare numeri, e prima che all'inizio del 2020 cominciano a fare politica. Giampiero? Sì, tra l'altro c'è un problema, ma questo è un problema italiano, perché bisogna designare il commissario europeo e a questo punto non è chiaro quale governo, con quali poteri il governo lo potrà designare. Potremmo anche arrivare più tardi nel designare il commissario europeo, rischiando di trovare i posti di maggiore prestigio già occupati e quindi di doverci accontentare di quello che sarà rimasto. Dicevi elezioni in l'ipotesi di elezioni in Germania. L'ipotesi di elezioni in Germania condurrebbe, secondo te, automaticamente a un cambio di cancelliere, o questo non è di per sé automatico? La cancelliera Merkel ha detto che non si presenta più in nessuna elezione. Se mai dovesse essere finito questo governo, con questa coalizione in Germania, se mai si dovesse arrivare ad elezioni, la domanda è se così il candidato cancelliere sarà l'Annegret Kramp-Karrenbauer o se la CDU trova pure un altro candidato, lasciando la Kramp-Karrenbauer solo con la presidenza del partito. Queste sono tutte questioni ancora aperte. Certo, non conviene avere un'Europa tutto pieno di incertezze, questo è abbastanza chiaro. L'importante sarebbe forse partire bene il prossimo anno. Io auguro all'Italia di avere già entro settembre un candidato per la Commissione, perché non si può mica aspettare novembre per avere un candidato che poi riempie un buco che gli è lasciato sul tavolo. Questo mi sembra abbastanza impossibile. Bene, io ringrazio davvero Tobias Spiller, corrispondente in Italia per la FAZ, per essere stato anche questa sera con noi a Radio Radicale. A presto, buon lavoro, buon weekend, Tobias. Buonasera. Grazie, Tobias. A presto. Grazie, auguri a tutti. Allora, Associazione Nazionale Magistrati, ancora una volta in modo preoccupante Matteo Salvini invoca una riforma della giustizia che evidentemente nelle sue intenzioni dovrebbe assicurare che le decisioni giudiziarie siano sempre gradite alla maggioranza politica e ogni aspirazione al controllo della magistratura è in contrasto con i principi fondamentali della democrazia. Così il segretario dell'ANM Giuliano Caputo, interpellato dall'ANSA, replica al vicepremier che era tornato a invocare la riforma criticando la pronuncia dei giudici di Bologna a favore degli immigrati. Il mio buonasera, grazie per essere con noi in collegamento, Lorenzo Binismaghi, è presidente di Société Générale, è stato membro del comitato esecutivo della BCE. Buonasera Presidente, bentornato. Buonasera. Con lui in collegamento Danilo Taino, che è editorialista del Corriere della Sera. Bentornato Danilo. Buonasera, grazie. Allora, Presidente Binismaghi, la crisi di governo fa paura, titola Repubblica, lo spread vola a quota 241 punti, differenziale in netto rialzo dopo la mozione di sfiducia della Lega, Piazza Affari scusate, in forte calo con le banche, 2,48% chiude in calo l'indice FCE MIB, il mercato brucia 15 miliardi di capitalizzazione, in profondo rosso dunque le banche con perdite tra il 9 e il 7%. Cosa dobbiamo aspettarci da questa crisi politica che questa volta insomma sembrerebbe più forte perlomeno delle altre? Ma insomma, i mercati non amano l'incertezza, per cui aspettano una risposta rapida su eventualmente i tempi delle elezioni, gli schieramenti e programmi. Credo che
diciamo, in questi ultimi... Presidente, la disturbo un secondo per un'ansia che è molto importante. Allora, la conferenza dei capigruppo della Camera è convocata martedì alle 12. Questo lo dice l'ANSA, lo si apprende, a quanto si apprende, all'ordine del giorno della convocazione ci sono comunicazioni del Presidente della Camera, Roberto Fico. A lei, Presidente. No, dicevo, i non amano l'incertezza, dunque... In questi mesi sicuramente hanno avuto grandi difficoltà a capire come un governo composto da due partiti così distanti potesse riuscire a governare e a fare quelle riforme necessarie per il Paese. Abbiamo avuto la risposta ora che sostanzialmente non era possibile continuare. I mercati naturalmente aspettano le prossime mosse, quando ci saranno elezioni, soprattutto quali saranno i programmi, perché da un certo punto di vista, dal punto di vista dei mercati, avere 5 anni di fronte con una maggioranza stabile è sicuramente la situazione ideale, perché si può valutare l'opera del governo e via via man mano che le misure vengono prese. D'altra parte però il programma con cui viene eletta la nuova maggioranza è molto importante, perché ricordiamoci che questo spread che oggi c'è in Italia riflette delle paure di ristrutturazione del debito, delle paure di utilizzo dell'euro, delle paure di stabilità che non sono state del tutto fugate da questa maggioranza, in particolare da uno dei due partiti. Dunque la paura in parte è che si ritorna a una campagna elettorale dove l'Europa viene considerata come uno dei capri espiatori, il nemico esterno sul quale creare il consenso, e poi una volta che si è al governo poi magari mettere in atto alcune di queste rivendicazioni antieuropee. Un flash della DN Kronos, vertice Movimento 5 Stelle, taglio parlamentari prima di mozione sfiducia Conte. Danilo Taino, la tua lettura. Crisi sicuramente, come diceva Binisbaghi, particolarmente delicata, e che sarà necessario per tenere una certa tranquillità sui mercati, soprattutto sarà necessario essere veloci e con dei programmi chiari. I programmi chiari dovrebbero essere quelli che garantiscano che non si esce dalla sostenibilità del debito, e soprattutto, credo io, se dovesse uscire una maggioranza chiara, che si impostano alcune riforme. Io non lo so quali saranno questi programmi, so che però in Europa, con l'elezione della Lagarde e con quello che è successo dopo le elezioni del Parlamento europeo, c'è una certa sfiducia e anche una certa opposizione c'è stata al governo italiano, e in particolare a Salvini, quindi non sarà facile per la Lega, se dovesse vincere le elezioni e comunque mentre andrà alle elezioni, tranquillizzare la parte politica dell'Europa. E poi c'è la situazione della Banca Centrale Europea, che in passato è stata estremamente utile all'Italia, non tanto perché Draghi pensasse all'Italia, quanto perché Draghi sapeva che una crisi profonda si fosse sfuggita di mano avrebbe comportato dei problemi molto gravi, molto molto gravi per l'euro nel suo complesso. E Draghi non ci sarà più fra un paio di mesi, quindi alla fine di ottobre scade il suo mandato. Ci sarà Lagarde, che non ha un'esperienza diretta di banche centrali, che non ha nemmeno il polso della situazione politica italiana come poteva averlo Draghi, quindi anche lì ci saranno alcune difficoltà. È un passaggio estremamente delicato, direi. Per voi Giampiero Gramaglia. Sì, Presidente Binisbaghi, buonasera. Leggevo prima un'analisi del New York Times sulla situazione politica italiana centrata sull'economia, e scrive il New York Times che la maggiore minaccia per l'economia italiana è l'Italia, cioè un nemico interno all'economia. Lei invece nel suo intervento ha espresso la preoccupazione che in campagna elettorale ci sia la tentazione di agitare nemici esterni contro cui suscitare irritazione e quindi consenso in patria. Ma è proprio vero che l'economia italiana ha soprattutto nemici interni e quindi
deve curarsi più che battersi contro i nemici esterni? Ma prima volevo integrare quello che diceva Taino, nel senso che è quello che dicevate prima sulla Commissione europea. Ricordiamoci che ci sarà un posto vacante nel board della BCE dal 31 dicembre di quest'anno e l'Italia dovrebbe nominare anche in quel caso un membro della BCE. Questo va fatto entro settembre, perché la procedura prevede primo voto da parte dell'Eurogruppo, poi si va al Parlamento europeo per l'audizione e poi si ritorna ai capi di Stato. Dunque entro settembre va l'Italia, se vuole avere un membro come ha sempre avuto nel board della BCE, deve proporre un nome. Quanto alla situazione economica, insomma, i dati italiani mostrano che in realtà l'export non va poi così male, per cui anche se c'è un rallentamento dell'economia mondiale, se c'è un rischio di guerra commerciale, l'export tiene, è l'economia interna che non cresce da tanti anni, perché non si sono fatte le riforme, le solite riforme di cui si parla da tempo, nella pubblica amministrazione, la giustizia e via dicendo. Il problema è che queste riforme sono complicate da fare, i governi se le rimandano uno dopo l'altro e di fronte a questa difficoltà e questa impossibilità, il governo degli ultimi 15 mesi non le ha fatte, la tentazione di dire ma non ce l'hanno fatte fare in Europa perché noi volevamo spendere di più, non ci hanno fatto spendere di più e se non si spende di più non si cresce di più, questa equazione è facile rilanciarla perché è stato fatto in passato. E temo che la tentazione di questa nuova cosiddetta nuova classe politica mi sembra possa di nuovo ripiombare, insomma, in questa tentazione di dire la colpa è dell'Europa, noi volevamo spendere e non ce l'hanno fatto fare. Però Presidente, io non ho competenze economiche, ma più che la quantità della spesa dovrebbe valere la qualità della spesa, che mi pare sia uno dei lati deboli dell'economia italiana o dell'intervento pubblico nell'economia italiana. E certo, questa è la risposta che direbbe in realtà, cari italiani, noi vi abbiamo dato tanti margini di flessibilità di bilancio per fare investimenti come previsto dai trattati e dai criteri di Maastricht, in realtà voi avete speso questi margini di flessibilità in bonus, in spesa corrente, in appunto prepensionamenti, in reddito di cittadinanza, invece che investire sul futuro o in investimenti pubblici, ricerca e sviluppo, eccetera, via dicendo. Dunque la risposta è corretta, diciamo, la risposta che dovrebbe dare un'opposizione a chi ha governato in questi anni. Il problema è che quella opposizione aveva commesso gli stessi errori, se vogliamo dire, o non aveva sfruttato i margini come previsto dai trattati. Dunque è difficile oggi per chi sta all'opposizione fare una critica che vale anche per il precedente governo, in particolare quello di Renzi. 20.01 Radio Radicale in diretta, la crisi italiana vista dall'estero, speciale spazio transnazionale, in collegamento il presidente Lorenzo Bini Smaghi, Danilo Taino, con noi in studio Giampiero Gramaglia. Luigi Di Maio oggi ha riunito lo Stato Maggiore del Movimento 5 Stelle, da Davide Casaleggio ad Alessandro Di Battista fino ai capigruppo Francesco Duva e Stefano Patuanelli, ai senatori Paola Taverna e Nicola Morra. L'incontro è stato molto positivo e tutti concordano che contestualmente a ritorno al voto sia prioritario approvare il taglio dei 345 parlamentari. Lo comunica il Movimento 5 Stelle. Giampiero. Sì, Danilo, tu prima facevi tratteggiavi quelli che sono, che potranno essere le relazioni dell'Italia in Europa. Ecco, in un eventuale governo a guida Salvini, quali potrebbero essere gli interlocutori ben disposti verso l'Italia a livello politico fra i 27 restanti nell'UE? Perché il rapporto più o meno privilegiato col partito di Marine Le Pen in Francia è un rapporto con un
partito che non è al governo. Quindi dove potrebbe cercare di costruire una relazione non conflittuale l'Italia di Salvini? Mi fai la domanda più difficile che ci sia, nel senso che proprio è difficile capire quali possono essere i governi che fanno delle aperture, a Salvini. A qualcuno potrebbe venire da pensare qualche governo dell'est europeo, difficilmente quelli del nord Europa, che secondo me giustamente pretendono una serietà di bilancio piuttosto stretta. Difficile anche trattare con Angela Merkel, che però è sicuramente molto più disposta di Macron ad ascoltare le ragioni o comunque le argomentazioni che porterà un prossimo governo italiano. Di base io credo che l'Europa sbaglierebbe comunque se non prendesse seriamente qualsiasi governo dovesse uscire dalle eventuali prossime elezioni. E qui è un fatto di democrazia, gli italiani voteranno un governo, speriamo che si riesca a fare un governo, e l'Europa dovrà fare i conti, secondo me, democraticamente con questo governo. Poi ci sono tutta una serie di regole che in Europa vanno rispettate e su questo si giocherà il rapporto migliore o peggiore con un governo. Se io dovessi fare una scelta, direi che l'Italia dovrebbe fortemente cercare di appoggiarsi alla Germania e al governo tedesco, che pure è debole, peraltro non è più quello di qualche anno fa, ma comunque io credo che la Germania sia ancora, non credo che Salvini sia di questa opinione, ma credo che la Germania sia ancora il paese chiave per quel che riguarda la difesa e il portare avanti gli interessi dell'Europa e dell'Italia. Presidente Binismaghi, questa sera si pronuncerà Fitch e poi c'è questa lite continua anche oggi tra leghisti e grillini sull'aumento dell'IVA. Gli uomini di Salvini hanno gettato sul piatto della polemica una dichiarazione di due capogruppo, Molinari e Romeo. Prima si vota per un nuovo governo, prima si potrà lavorare alla manovra economica. Se qualcuno la tira per le lunghe avrà sulla coscienza un eventuale aumento dell'IVA, replicano i 5 Stelle. Ecco la missione di responsabilità della Lega con la nota diramata da poco. I leghisti ammettono che con la caduta del governo decisa da Salvini aumenterà l'IVA. Qual è il suo pensiero? Riflettendo al perché ora e non uno o due mesi fa, oppure tra 4-5 mesi, non si capisce perché comunque la manovra sarà molto complicata. Fare elezioni proprio in mezzo al periodo in cui normalmente si discute in Parlamento la manovra rende quasi inevitabile l'aumento dell'IVA o si va all'esercizio provvisorio. Non ci poteva essere momento peggiore per far partire una crisi politica. Sembra quasi appunto che il governo, di fronte, sedutosi al tavolo e viste le difficoltà di fare la finanziaria, non abbia deciso passiamo la mano a qualcun altro, però non è che si può rinviare questa scadenza, non è una finanziaria che potrà fare un governo tecnico, dunque penso che sarà molto complesso e data che l'incertezza verrà rinviata, le agenzie di rating, ma tutti gli investitori internazionali aspetteranno quelle scelte fondamentali e dunque vedo nei prossimi mesi inevitabilmente un freno agli investimenti in Italia che già erano scarsi e inevitabilmente un aumento dello spread. Tutto questo verrà pagato solamente dagli italiani, dagli imprenditori e da chi cerca di fare sviluppo in questo paese. Mille grazie Presidente per essere stato con noi, buon weekend, a presto. Grazie a voi. Danilo, tu cosa ti aspetti dall'agenzia di rating questa sera? Il rating descrive il Sole 24 Ore BBB dell'Italia, prospettive negative per via dell'elevato debito pubblico, dell'assenza di aggiustamenti fiscali strutturali, della persistente debolezza del sistema bancario, della crescita del PIL davvero bassa, del rischio politico e dell'incertezza derivante dall'attuale dinamica della politica. Scrive il Sole, sembra scritto oggi, in realtà l'agenzia di rating Fitch ha messo nero su bianco queste parole lo scorso 22 febbraio quando si espresse per l'ultima volta sull'Italia. Però, scrive il Sole 24 Ore, poco è cambiato. Cosa ti aspetti? No, è difficile dire quali siano le valutazioni degli analisti di Fitch. Io se fossi loro
starei fermo, nel senso che la crisi di governo è stata aperta ieri, sicuramente loro hanno avuto poco tempo per valutare quelle che sono le cose. Io, se fossi loro, rinvierei la cosa. Non so se possono farlo dal punto di vista formale, francamente, però se non lo possono fare dal punto di vista formale la terrei così, nel senso che non c'è nessuna ragione per peggiorare quello che già sui mercati si sa, con un abbassamento del rating. Le prospettive sono piuttosto aperte, incerte, per quel che riguarda la politica italiana e per quel che riguarda la prossima manovra finanziaria. Quindi, per quel che riguarda poi i contenuti che saranno nella campagna elettorale, quindi io eviterei di esprimere un giudizio così a caldo se fosse un'agenzia di rating. Grazie a Danilo Taino, editorialista del Corriere della Sera, buon proseguimento di serata. 20 e 09, Radio Radicale in diretta, cerchiamo adesso di capire come due grandi capitali europee, in modo particolare Parigi e Londra, si occupano della crisi italiana. Abbiamo in collegamento da Londra Alessandro Logroscino, che è corrispondente per l'ANSA dal Regno Unito. Buonasera Alessandro, bentornato. Buonasera Francesco. E da Parigi lo conoscete bene Alberto Toscano, scrittore e saggista. Buonasera Alberto. Buonasera a tutti voi. Allora Alessandro, cominciamo da te, dal Regno Unito, come si parla di noi? Ma insomma, c'è attenzione naturalmente, non posso dire che ci sia l'apertura dei titoli da parte dei media, anche perché qui diciamo come priorità del momento c'è semmai il dibattito sulla prospettiva di elezioni, tanto della Brexit, della possibile Brexit no deal il 31 ottobre, ma anche sempre più concreta la possibilità di elezioni nel Regno Unito, quindi questo è il tema dominante qui, però certamente c'è attenzione, diciamo, tra le notizie internazionali, in particolare tra le notizie europee, e la notizia del giorno dall'Europa continentale è questa della crisi italiana. Tendenzialmente, diciamo, i commenti della stampa, quella, come dire, più liberale, sono commenti preoccupati. L'idea Salvini è etichettato, diciamo, un po' come un leader populista e in più come anche un leader, diciamo, che ha una politica più decisamente anti-immigrazione, quindi un po' una svolta viene intravista come una svolta un po' a destra. Però nello stesso tempo va anche detto che altri giornali, per esempio il Daily Telegraph, che è il giornale più vicino all'attuale primo ministro britannico Boris Johnson, guardano invece con una, come dire, con un atteggiamento decisamente più indulgente, ecco, alla possibile ascesa, diciamo, di un governo a guida Salvini laddove appunto la crisi dovesse sfociare in elezioni e poi in una vittoria della Lega, comunque in un risultato vicino a quello che i sondaggi attribuiscono alla Lega. Sentiamo Parigi, Alberto. Ecco, Parigi, i commenti sono sotto soddisfatti, nel senso che vari giornali nei loro siti internet e varie personalità politiche in commenti un po' informali, però diciamo a maggior ragione sinceri, esprimono quelle che considerano una soddisfazione per la crisi del governo populista. I populisti italiani falliscono. I populisti italiani che si erano riuniti in quello che avevano dichiarato essere il governo del cambiamento, dicono questi commenti francesi di varie fonti, sono costretti a constatare la loro impossibilità di arrivare fino in fondo di questo itinerario dell'intera legislatura. Devono chiedere al Presidente della Repubblica di indire elezioni anticipate. Dunque, questo esperimento, che dalla Francia era visto come un esperimento sovranista, nazionalista e di forte polemica rispetto alle dinamiche comunitarie, deve rendersi conto della sua incapacità a proseguire. Evidentemente, dal punto di vista dei partiti politici italiani interessati, la Lega e i 5 Stelle, le cose stanno diversamente, ma i francesi, e soprattutto i francesi vicini a Macron, che più avevano polemizzato con l'Italia, adesso stentano a nascondere una certa soddisfazione, come dire: avete tanto
cantato vittoria, avete tanto provocato l'Europa e adesso voi non riuscite a tenere insieme il vostro governo. Prima di dare la parola a Giampiero Gramaglia per le sue curiosità, se queste sono le prime avvisaglie di campagna elettorale, non c'è da essere contentissimi. La consigliera municipale del Movimento 5 Stelle a Genova, Stefania Giovinazzo, con un post su Facebook ha rievocato Piazzale Loreto per il vice premier Matteo Salvini dopo l'apertura della crisi di governo, modificando poi quanto scritto: attento caro Ruspa, la storia ci insegna che passare dall'avere le piazze gremite di persone che applaudono a finire a testa in giù è un attimo. Questo sosteneva il post. I leghisti genovesi chiedono le dimissioni di Giovinazzo, bene la modifica del post, ma ora si dimetta, così lanza Giampiero. Sì, prima di fare una domanda ad Alessandro e Alberto, che saluto entrambi, due elementi di commento a quanto ci hanno appena detto. Non sarebbe la prima volta che Londra e la Gran Bretagna e i giornali britannici sono eccessivamente accondiscendenti nei confronti di quanto avviene in Italia e poi si accorgono dopo di quanto sia grave quanto sta succedendo, e per quanto riguarda invece la Francia saranno soddisfatti perché sono caduti gli amici dei Gilets Jaunes, ma rischiano di trovarsi peggio fra qualche mese, quindi non so quanto sia di lunga gittata il sollievo francese. Ma veniamo alle domande. Alessandro, tu hai ricordato che o comunque è di dominio comune che c'è una stretta relazione o comunque una ricerca di stretta relazione tra Boris Johnson e Donald Trump. E recentemente la Lega di Salvini e Salvini stesso si è speso per migliorare le relazioni tra la Lega e il suo movimento e l'amministrazione Trump. Vale la proprietà transitiva in questo caso? Se Johnson va d'accordo con Trump e Salvini va d'accordo con Trump, o almeno cerca di farlo, Johnson e Salvini vanno d'accordo? Intanto ti saluto Giampiero, e poi direi fino a un certo punto, nel senso che il rapporto, diciamo, non c'è un rapporto diretto così significativo tra il Partito Conservatore, anche sotto la nuova leadership di Johnson, e la Lega o Salvini o comunque i missari, diciamo, vicini alla Lega. C'è un interesse così da parte di Johnson per tutti quegli esponenti politici che possono fare sponda, diciamo, in questo momento al Regno Unito, in un momento di difficoltà, in un momento di braccio di ferro con l'Unione Europea, e di fronte alla prospettiva della Brexit, di una Brexit anche che potrebbe essere una Brexit hard. Per cui sì, c'è un atteggiamento, ecco, di interesse. Non mi pare di poter dire che ci sia un legame, ma un interesse ci può essere. Lui sta esplorando peraltro un po' a 360 gradi le possibili interlocuzioni europee, ha ricevuto oggi qui a Downing Street il primo ministro polacco, l'altro giorno era qui il primo ministro dell'Estonia, cioè tutti quei paesi che per una serie di ragioni diverse potrebbero comunque, nel caso di un divorzio senza accordo dall'Unione Europea, poi cercare un po' di ricucire anche in termini bilaterali senza farsi condizionare troppo da Bruxelles. Questo, diciamo, mi pare il tentativo in atto, e in questo senso, diciamo, Salvini può essere visto come un interlocutore interessante, però è una visione molto britannocentrica, ecco, meno di non tanto non c'è questa visione globale un po' alla Steve Bannon, ecco. Bene, grazie di essere stato con noi, ad Alessandro Logroscino, corrispondente per l'ANSA dal Regno Unito. Buon lavoro e grazie. Buonasera Alessandro. Grazie. Alberto, sì. Secondo te la Francia di Macron, se si troverà di fronte, se l'Italia andrà davvero al voto, se questo voto avverrà in ottobre, se ci sarà quindi una fase di insediamento e poi di presa di contatto con la realtà del nuovo governo,
la Francia di Macron sarà disposta a concedere tempo e tolleranza nei tempi almeno ai primi passi del governo italiano, o gli chiederà da subito di mettersi in linea con le tempistiche europee? Senti Giampiero, intanto ti saluto anch'io. La Francia di Macron è per adesso, come dicevo prima, e tu hai ragionissimo nell'osservare che questa, come dire, soddisfazione francese ha le gambe corte, però per adesso incassa questa soddisfazione, nel senso che il governo rivale dei francesi in Europa è caduto. Poi il rischio è che quello che verrà in seguito sia ancora più duro verso la medesima Francia di Macron. E dunque rispondo qui alla tua domanda: la Francia di Macron penso attenda a vedere naturalmente i risultati delle elezioni e speri ardentemente che non ci sia una maggioranza, come dire, sovranista nel prossimo Parlamento italiano. In questo caso ci sarebbe una disponibilità senza dubbio a cercare convergenze su argomenti importanti, per esempio la legge finanziaria, perché la Francia stessa ha dei grossi problemi sul terreno del deficit pubblico, perché Macron nel 2020 difficilmente riuscirà a restare sotto il 3% di deficit pubblico, ha interesse a coalizzarsi con un governo italiano per fare fronte comune rispetto alla Germania. Però tutto dipenderà dalla possibilità di smorzare alcune polemiche. La prima è stata smorzata perché era quella sulla TAV e adesso si va avanti, ma l'altra, la più grossa, è quella sull'immigrazione. La Francia di Macron non accetta questo linguaggio sistematicamente provocatorio di Salvini sulla questione migratoria, di sfida continua alla Francia stessa. Qualche passo, io penso, verso l'Italia, verso il compromesso sulla questione migratoria, la Francia è disposta a farlo, però i passi devono essere da tutte le parti e soprattutto deve svanire questa atmosfera di polemica continua e di provocazione continua. Certo, la campagna elettorale in Italia non sarà il momento migliore per vedere moderare il linguaggio almeno. Abbiamo tempo per un'altra domanda da parte di Giampiero. Volevo solo ricordare che la conferenza, è una notizia che abbiamo dato un'oretta fa, la conferenza di capogruppo di Montecitorio è stata convocata per martedì alle 12, lo si apprende da fonte parlamentari, questo dopo la richiesta giunta alla Camera da parte del Presidente del Consiglio Conte di svolgere un intervento in aula. Lo ricordate, lo stesso Conte ieri sera aveva annunciato l'intenzione di sentire entrambi i Presidenti di Camera e Senato per parlamentarizzare la crisi nella maniera più trasparente. Poi c'è stato un comizio molto forte da parte del vice premier Salvini, ha promesso che il prossimo governo farà la flat tax e se l'Europa dice no lo faremo lo stesso, ha parlato a Peschi, ci ha sfidato ancora a Bruxelles, a Termoli ha poi criticato i magistrati, ha rilanciato l'idea di un sistema giudiziario diverso, ha escluso governi tecnici, ha chiesto il voto, ha criticato l'accordo PD5 Stelle, sarebbe una truffa. Giampiero. Sì, anche se la sera forse si deve imbottire di aspirine e di tachipirina, tutto sommato sembra che il presidente Macron sia il leader di un grande paese europeo più in salute in questo momento, perché in Spagna il governo non si fa, in Italia il governo è appena caduto, in Germania la cancelliera Merkel non è più solo una leader riluttante ma anche una leader debole. Secondo te lui percepisce questa sua situazione di leadership quasi solitaria in Europa in questo momento e come pensa di tradurla in pratica? Guarda, Macron si è sempre considerato come il pivot della nuova costruzione europea, si è assunto la responsabilità di lanciare grandi progetti di integrazione europea, di dettare programmi a tutti quanti, sperando di poterli condividere in particolare con la Germania di Angela Merkel. In realtà oggi gli altri sono zoppi, in particolare la Spagna in questo momento senza governo, l'Italia che va verso le elezioni, la Francia è un po' meno zoppa, però è zoppa anche la Francia, perché in Francia c'è in questo momento una forte contestazione a En Marche, il partito di Emmanuel Macron, ci sono attacchi molto duri, talvolta davvero violenti, degli agricoltori alle
rappresentanze del partito En Marche, perché il mondo agricolo francese rifiuta assolutamente la ratifica del trattato col Canada, trattato commerciale col Canada, tra Europa e Canada, e dunque la stessa Francia attraverso un momento molto delicato. Il vantaggio di Macron è che ha le istituzioni francesi. Le istituzioni francesi gli attribuiscono una forte maggioranza parlamentare a seguito del sistema elettorale a doppio turno, che praticamente riduce a pochissima cosa le opposizioni e soprattutto l'opposizione di estrema destra del Rassemblement National. Basta pensare al fatto che Marine Le Pen ha una decina di deputati su 577, pur avendo ottenuto alle elezioni presidenziali al secondo turno il 33-34% dei voti. Di Front National, il Rassemblement National è un partito che pesa il 23-24% dei voti, 22% alle europee, insomma, ma ben oltre il 20%, e ha un'esigua rappresentanza parlamentare a causa di una legge elettorale che distorce la situazione a vantaggio di chi detiene il potere. Dunque, le istituzioni francesi, in più il potere di cui beneficiano i Presidenti della Repubblica, sono un vantaggio enorme per Macron. Questa situazione gli permette, queste istituzioni gli permettono di presentarsi come più forte di quello che è in realtà, ma nella politica francese interna oggi la sola vera grande forza di Macron è il fatto che non ci sono partiti in grado di minacciarlo. Gli altri partiti sono tutti in crisi, quelli di destra, di centrodestra, quelli di centrosinistra sono tutti in crisi, e dunque Macron, non avendo alternative, è il solo a poter gestire il potere, e questa è la sua vera forza, insieme alle istituzioni. La sola vera alternativa a Macron è il Rassemblement National, l'estrema destra, e quindi è una forza antisistema che comunque non beneficia, probabilmente non beneficerà mai del sostegno della maggioranza dei francesi. La grande forza di Macron è non avere alternative. A partire da questo, Macron lancia i suoi proclami, i suoi progetti, le sue proposte all'Europa intera, ma spesso questi proclami e questi progetti cadono nel vuoto. Bene, io ringrazio Alberto Toscano per essere stato con noi anche questa sera, aver scelto gli ascoltatori di Radio Radicale. Lo conoscete, scrittore e saggista, è stato in collegamento da Parigi. A presto, buon weekend Alberto. Saluti a tutti. Grazie Alberto, ciao. Allora, domani dalle 7 con Giampiero Gramaglia, Spazio Transnazionale Mattina. Giampiero, avremo modo anche di parlare di un dossier molto complicato e molto importante, che è quello che riguarda il Pakistan e la sospensione. C'è stata oggi, questo è un po' simbolico, no? Dei problemi appunto del Kashmir. Il Pakistan ha sospeso il servizio di bus che collega Lahore a Nuova Delhi dopo aver annunciato la sospensione ieri della linea ferroviaria che collega i due paesi. Negli ultimi due giorni dunque Islamabad ha richiamato il proprio ambasciatore, ha sospeso i rapporti commerciali con l'India a fronte della decisione del governo di Narendra Modi di revocare l'autonomia del Kashmir. Ovviamente parleremo, Giampiero, ci racconterai come i giornali internazionali parlano dell'Italia. Do due titoli al volo: il New York Times, Salvini prende una pausa dalla spiaggia per far cadere il governo, questo è uno, e lo Spiegel, Salvini precipita l'Italia in una crisi pesante. Domani ci saprai dire meglio. Senz'altro, certo, le cronache del Pakistan sembrano riportarci indietro di 60 anni nella storia, però ogni tanto il mondo ripercorre strade che ha già intrapreso. Ci sono anche delle polemiche tra Trump e Macron riguardo all'Iran, ma domani quello vi racconteremo tutto. È un dato costante, sì. La polemica tra Trump e Macron ci accompagna su ogni fronte. Abbiamo terminato, io ti ringrazio ancora a nome degli ascoltatori per essere stato qui e aver arricchito ancora una volta il nostro dibattito. Grazie a Giampiero Gramaglia, direttore di Affari Internazionali. Grazie a te Francesco, una buona serata a tutti gli ascoltatori. Qualche secondo di musica, Andrea Billau in studio per il notiziario serale di Radio Radicale. Un buon ascolto.